Vabbè, abbiamo vinto comunque un campionato che non era facile, solo che l'abbiamo reso facile noi col nostro gioco, perché siamo davvero forti. Allora, intanto io vorrei ringraziare il presidente, perché come ho sempre detto, senza di lui questo non potrebbe mai succedere. Questa è una serata dedicata sì alla questione sociale, no? Perché comunque le nostre ragazze della primavera quest'anno, dopo un anno incredibile, sono riuscite appunto a salire nella massima categoria, quindi siamo molto soddisfatti di questo loro risultato. Sono molto giovani e quindi questo è un incentivo per tutti i giovani e per tutti gli aspetti sociali che i giovani, grazie anche al calcio, riescono a mettere a fuoco tante qualità, tante loro qualità, le loro esperienze, la loro quotidianità mixata con il calcio spesso evidenzia ancora di più le loro passioni e questa è una bellissima cosa. E poi dobbiamo dire che anche il calcio femminile negli ultimi anni sta crescendo non solo nel contesto aretino ma anche su tutto il territorio nazionale, anche proprio per quello che sono i temi, diciamo, dell'informazione. È sempre più uno sport che non è solo prettamente maschile. Questo dunque è un segno dei tempi, dove non ci sono più sport solo dedicati per i maschi e non ci sono più sport solo dedicati per le femmine. Dunque questo credo che sia anche da valutare come un fattore positivo. E poi la sera di questa sera, questa scena innanzitutto è la beneficenza, dunque il tema fondamentale, mettere insieme lo sport con la beneficenza, col sociale, perché non ci dimentichiamo che quanto mai lo sport, soprattutto da ragazzi, da più piccoli, deve essere anche un elemento di educazione, di socialità, lo stare insieme, e questo credo che sia un fattore determinante. Un connubio importantissimo che noi come Fondazione Tevene abbiamo sempre apprezzato, sempre voluto, e devo dire un grazie grande, grande davvero all'Associazione Calcio Femminile Arezzo per intanto complimentarsi per la vittoria di questo campionato con le giovani allieve della squadra primavera, per la salvezza della prima squadra e per aver voluto questa sera aderire a questo progetto, che è un progetto simpatico, quello di unire la beneficenza, come dicevi tu, allo sport. Quindi festeggeremo questa bella cavalcata che hanno fatto quest'anno ricordando la nostra realtà, che per inciso schiera anche qualche componente in qualche squadra giovanile. Intanto